come poli di una relazione dialettica in cui il soggetto scopre nella storia la propria potenzialità, il proprio carattere oggettivante. Scopre appunto che il mondo storico esiste come produzione della prassi. Per questo Hegel nella fenomenologia dice che l'importante è pensare la totalità come soggetto, la totalità come soggetto, cioè appunto non come qualcosa di altro, di indipendente rispetto alla soggettività, ma come legata indissolubilmente rispetto ad essa. Ciò vale tanto sul piano teorico, quello per cui appunto il mondo oggettivo esiste sempre come posto dal soggetto conoscente, la cosa è io, dice Hegel nella fenomenologia dello spirito, no? Quello che per i realismi anche risorgenti sono due realtà autonome, il soggetto e l'oggetto, con il soggetto che corrisponde all'oggetto, per l'idealismo invece sono due realtà in relazione dialettica. Non esiste l'oggetto se non come oggetto di un soggetto e non esiste il soggetto se non come soggetto riferito a un oggetto. E quindi c'è già un rovesciamento a partire dalla prima figura della fenomenologia dello spirito rispetto alla visione scientistica oggi imperante. Ma poi appunto abbiamo come categoria fondamentale quella della mediatezza del porre. Come in ambito conoscitivo, così anche in ambito sociopolitico, il mondo oggettivo non esiste come natura già data, ma esiste come prodotto della prassi, come mondo storico che lungi dall'essere eterno, intrasformabile, diviene storicamente, è l'esito sempre riprodotto della prassi umana. Per questo dirà Marx nel Capitale che Hegel, il pensiero dialettico, è scandalo e follia per il mondo capitalistico, perché mostra la non eternità degli essenti, il loro divenire, il fatto che la realtà ha una storia non soltanto perché è l'esito di un processo, ma anche perché sporge verso il futuro, sporge verso una dimensione altra rispetto a quella del presente, ciò che l'ideologia del nostro tempo non può accettare. Per questo l'ideologia oggi mira non solo a espungere Hegel e Marx, ma in maniera coerente con il proprio dispositivo a rimuovere la storicità e a tutto ricondurre alla natura. Tutto ricondurre alla natura, dall'89 ad oggi. Siamo entrati nell'epoca che mi piace chiamare spinozianamente l'epoca del capitalismus sive natura. Tutto diventa natura. Il capitale stesso viene vissuto come natura già da sempre data. Perché appunto ricondurre alla natura ciò che in realtà è storico e sociale, significa esattamente neutralizzare la dialettica hegeliana, neutralizzare il divenire, presentando la natura come qualcosa che non deve essere né criticata né trasformata, ma che è e che è in quanto tale buona e positiva, fisiologica, data, da registrarsi passivamente. Un ultimo aspetto che voglio menzionare